abbiamo trovato un accordo che mette d'accordo tutti e soprattutto scelgono gli italiani. Cioè noi possiamo dire scelgono gli italiani, un programma, una squadra, una coalizione, io vado oltre. A me piacerebbe che il centrodestra come squadra alcuni ministri più importanti li presentasse agli italiani prima del voto. Cioè andasse dicendo se vinciamo il ministro dell'economia sarà lui, il ministro degli esteri sarà lui, il ministro della giustizia sarà lei, il ministro delle infrastrutture sarà lei, dico lui e lei mixati così nessuno fa altro. È il bello di una squadra. E poi chi prende un voto in più vince. Io ho l'ambizione e la convinzione del fatto che fra due mesi sarà la Lega a farlo, ma se fosse Berlusconi sarà Berlusconi, se fosse la Meloni sarà la Meloni, se fosse Cesa sarà Cesa. E lei all'interno magari ha pensato a un diciamo suo... che io punto in alto. Però sarebbe un bel premio di consolazione, diciamo, il ministro dell'interno se non dovesse... Chiunque andrà a fare il ministro dell'interno lo dovrà fare seriamente, perché al di là dell'immigrazione clandestina che sta raggiungendo livelli inaccettabili, c'è la questione baby gang, c'è la questione dei beni confiscati ai mafiosi che vanno riassegnati velocemente, così purtroppo non è. Da qui al 2030 andranno in pensione 40.000 poliziotti e poliziotte, sono meno di 100.000 e quindi bisogna assumere e far veloce. C'è il tema dei vigili del fuoco che è rimasto irrisolto dall'attuale ministro, quindi chiunque vada al Viminale avrà tanto da fare perché qua si è perso un anno e mezzo. Avete firmato anche l'accordo di non inciucio chiesto dalla Meloni? Non c'era nessun inciucio alle porte. C'è... No. Non è stata posta. No, anche perché c'è un governo di centrodestra che si propone agli italiani a fronte, a occhio, di Letta con Speranza, Renzi da solo, Calenda da solo, Di Maio con chiunque pur di portare a casa la pagnotta, e Conte da solo, quindi là ci sono almeno tre o quattro sinistre e c'è un centrodestra, quindi sono molto felice. Gli italiani il 25 settembre decideranno chi vince, può essere Letta, può essere Conte, può essere chiunque. Se vince il centrodestra, nel centrodestra chi prende più voti indica al presidente Mattarella, che poi dà l'incarico, il presidente del Consiglio. E l'aspirazione mia ovviamente è di vincere.